Quest'anno ci avviciniamo al Natale in un'atmosfera completamente diversa. Ci mancano i rapporti umani e ci sentiamo isolati dal mondo. Se ci fermassimo a questo, prepareremmo un ben triste Natale. Il benessere, lo sviluppo e la pace che ci hanno accompagnato per lunghi anni sono beni che abbiamo dati per scontati e non li apprezzavamo nel giusto modo. La pandemia ci ha costretto a riflettere e forse ci permetterà di apprezzare i doni che in tutti questi anni abbiamo ricevuto. Pensiamo a Gesù che si fa uomo e viene piccolo, indifeso ed emarginato in mezzo a noi. Per loro non c'era posto in nessuna locanda. Pensiamo a chi ha perso amici e parenti e sente il vuoto intorno a sé. Ai nostri coristi Albino e Antonio. Pensiamo a chi si è sacrificato per salvare vite umane anche a prezzo della propria. Pensiamo a tutti coloro che hanno dato il loro tempo per permettere a noi di continuare a vivere. A tutti loro va il nostro grazie con un canto, non della tradizione, ma frutto del cuore e della mente di un caro amico, Bepi De Marzi. Un canto, oserei dire, intimo, familiare, che ci mette a contatto con le preoccupazioni, le paure, le lacrime per una imminente nascita frutto del mistero divino. Pur consapevoli che sta per avvenire qualcosa di straordinario, che cambierà non solo la loro vita, ma quella del popolo di Israele e del mondo intero, non possono cancellare la propria umanità con le debolezze, le ansie, le paure, lo smarrimento che un tale evento porta con sé. Quest'anno non potremo incontrarci per il tradizionale concerto al Forte di Orino il 26 mattina. Ci spiace, ma per il bene di tutti noi è bene che sia così. L'appuntamento però è solo rimandato al prossimo anno. A tutti coloro che ascolteranno questo canto va il nostro augurio più sincero di un sereno Natale. Che il Signore entri nei nostri cuori e ci dia la forza di aprirci al suo amore.